Salute viandanti nel mondo iFi, io sono Alessandro di New Audio. Mettetevi comodi, in questo nuovo video vi parlerò di una novità molto interessante, ovvero della SOtM sMB-Q370, la scheda madre progettata appositamente per l'audio. Ma prima di incominciare, come sempre, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi per supportare il canale. Detto ciò, possiamo incominciare. Durante l'assemblaggio di un computer, la scelta di una scheda madre è il punto chiave di partenza per realizzare una macchina ben equilibrata e con le capacità di soddisfare i vostri bisogni, che siano per una postazione da lavoro, da gioco o in questo caso per l'audio. Oggigiorno sul mercato c'è una grande varietà di schede madri e lettori audio di rete che soddisfano le specifiche ad alte prestazioni, ma i prodotti che utilizzano queste schede madri generali sono progettate semplicemente per un funzionamento veloce, come l'eseguire l'elaborazione di file musicali di grandi dimensioni o la conversione in alte frequenze di campionamento, come i DSD. Non sarà in grado di evitare le limitazioni della qualità del suono, che verranno rivelate se usi tali prodotti come lettori audio. Perciò, la Q370, a differenza di altre schede madri in commercio, è stata progettata appositamente per l'audio, fornendo una migliore qualità del suono, soprattutto grazie all'esperienza dell'azienda sudcoreana, che come avrete visto sul nostro canale da anni crea dispositivi innovativi, inerenti al campo dell'iFi e USB. Detto ciò, passiamo alle caratteristiche tecniche. Questa scheda madre in formato micro ATX è dotata di un chipset Q370, supporta processori Intel di nona e ottava generazione, fino a un massimo di 95 W TDP, per un 8 core 35 W e per un 6 core 95 W. Per quanto riguarda gli slot, abbiamo uno slot PCI Express 3.0 x 16 x 4 e un altro per 1, 6 ingressi SATA a 6 GB al secondo, 2 ingressi M2M 2280 e 2 M2E 2230, 4 ingressi per 288 pin per la RAM DDR4 a 2666 MHz, ad un massimo di 64 GB. Per ingressi posteriori abbiamo un ingresso DisplayPort che supporta fino al 4K a 60 Hz, un ingresso HDMI con supporto fino al 4K a 30 Hz, 4 ingressi USB 3.1 di seconda generazione con capacità di trasmissione dati fino a 10 GB al secondo e altri 2 USB 2.0, un ingresso Ethernet RJ45. Infine, opzionalmente, l'ingresso audio ALC 892. Per ottenere il massimo con questa scheda madre, possiamo implementare altri prodotti SOtM. Il primo tra tutti molto consigliato è l'SCLKX, il clock progettato su misura per un'oscillazione del rumore di fase ultra bassa. Dopodiché si può valutare l'aggiunta di schede interne USB per l'audio, come il tX-USBexp o il tX-USBhubIN. Per quanto riguarda l'ingresso Ethernet, si può installare una scheda SNI-1G, così da avere un ingresso Ethernet progettato appositamente per l'audio, poiché ci sono rumori ad alta frequenza che fluiscono dalla porta di rete e finiscono nel DAC. In poche parole, l'sMB-Q370 ha tutte le caratteristiche per realizzare un PC moderno. È possibile installare un processore e una scheda video di fascia alta, vari tipi di schede aggiuntive PCI Express, un SSD M2 NVMe, moduli Wi-Fi M2, porta Ethernet M2, dispositivo di archiviazione SATA, eccetera. La stessa azienda afferma che questa scheda madre non ha limiti nei campi in cui è difficile utilizzare schede generali, come il mixaggio o il mastering dell'audio, o anche dispositivi medici che richiedono funzioni 3D. In base alle vostre esigenze e del vostro budget, possiamo realizzare un PC audio high-end su misura per voi, con la possibilità in un futuro di effettuare degli upgrade come l'installazione di schede aggiuntive. E con questo è tutto. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e non dimenticarti di iscriverti per supportare il canale. Se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità iFi, trovi i nostri profili social in descrizione. Al prossimo video.